Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Quest'oggi non vorrei usare proprio la parola recensire perché, mi ha sempre dato l'impressione di qualcosa, sì, di molto soggettivo, però in effetti è così. Dicevo nello scorso video che sono un po' alla ricerca di piccole perle in giro per il web. In particolare mi sto orientando in questo periodo nel riscoprire dei film di fantascienza o serie di fantascienza, fantathriller, insomma, dicevamo la scorsa volta Il tredicesimo piano. Mi sono imbattuta nel corso della mia ricerca in una serie TV denominata Mister e si tratta dell'ennesima serie nata e sviluppatasi nel periodo dei cerchi nel grano. Non so se ricordate che tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, per chi ha qualche anno in più come me, c'era stata una profusione proprio di comparse di questi cerchi nel grano, alcuni dichiaratamente finti, creati da persone che con l'ausilio di una tavola di legno e delle corde realizzavano questi disegni abbattendo le spighe nei campi con poca soddisfazione da parte dei proprietari contadini che non apprezzavano queste veleità artistiche. Per altri invece è rimasto il dubbio sull'origine. O perlomeno non è stata dichiaratamente fittizia. Piccolo inciso, questo perché ho letto, mi sono informata, pare che la differenza tra i cerchi veri e quelli fittizi stia nei nodi delle piante, almeno in parte, e che sarebbero ingrossati nei cerchi di origine sconosciuta, mettiamola così, molti ritengono che possa essere di origine extraterrestre, e inoltre sarebbero state trovate tracce di radioattività oppure residui di metalli pesanti, piombo o altro, che nei cerchi fittizi, ovviamente realizzati con corde e legno, non sarebbero reperibili. Inoltre le piante, quindi una volta piegate, non avrebbero gli steli spezzati come succede per i cerchi fittizi, bensì letteralmente piegate come se fosse intervenuta una forza estranea di qualche genere, una fonte di calore, insomma, che però non ha causato la rottura degli steli. Ebbene, anche in Italia sono state fatte trasmissioni, c'è stato proprio un florilegio di trasmissioni e di film su questo argomento, tanto per ricordarne uno, Science di Mel Gibson, che non ho trovato personalmente tra i più riusciti, ma è una mia opinione personale. Purtroppo lo definirei ansiogeno. Ecco, in Mister ritroviamo l'argomento dei cerchi nel grano, che è il filo conduttore dell'intera vicenda, che poi coniugata all'americana diventano cerchi nel mais. E anche in questo caso abbiamo tutta una serie di personaggi che sono alla ricerca non solo delle proprie origini, ma anche di capire quello che è accaduto e quello che dovrà accadere, perché abbiamo una deadline, quindi una data nella quale dovrebbe accadere qualcosa che si cerca di capire, che i personaggi cercano di capire. Come sempre abbiamo, diciamo, i buoni e i cattivi che molto spesso poi si rivelano non essere quello che sembrano. Ci sono dei voltafaccia, ci sono delle situazioni, diciamo, sorprendenti. E allora facciamo un piccolo flashback
per dare qualche indicazione su questa serie, c'è da dire che, come sempre, quando si guarda retrospettivamente una serie di qualche anno fa, c'è il vantaggio e la sottile soddisfazione di poter guardare tutte le puntate una dietro l'altra senza dover attendere delle settimane per vedere il proseguo della storia. Questo può piacere o non piacere a seconda dei gusti personali. Personalmente mi ha sempre irritato che le serie concludessero le puntate sul più bello, cosa che è assolutamente comprensibile, per poi dover aspettare delle settimane per vedere il seguito. Allora, il titolo originale è Mystère alla francese, infatti si tratta di una miniserie televisiva per l'appunto francese trasmessa nel 2007 su TF1. I paesi di realizzazione sono Francia, Svizzera e Belgio. Le puntate medie sono, o meglio, la lunghezza media delle puntate è intorno ai 50 minuti, 49-52. È una miniserie TV in 12 puntate. Diciamo che i personaggi, i nomi degli attori, almeno personalmente, mi dicono poco a causa della mia poca confidenza con gli attori francesi o con le realizzazioni francesi. L'unico personaggio che ho ritrovato, come sempre, nel ruolo di quello, diciamo, un po' buono e un po' cattivo, che sa più di quello che dice, tuttavia cerca ancora di sapere, è il generale Guillaume Delestrade. Si tratta di Patrick, confesso di non sapere l'esatta pronuncia del cognome, direi Bouchot alla francese, che abbiamo già visto in alcuni film o comunque realizzazioni internazionali, come ad esempio 007 Bersaglio Mobile, A View to a Kill, sarebbe dell'85, Sotto il segno del pericolo del 94, The Cell del 2000, Panic Room del 2002. Quindi ha partecipato a tante opere anche internazionali. In particolare, e questo non mi sorprende perché me ne ricordo, aveva partecipato a Colombo, La signora in giallo, Gerald il camaleonte, Codice Matrix, Il dottor House Medical Division, The Dead Zone del 2005, e poi appunto Mister del 2007 e Castle del 2009, e ha sempre questi ruoli un po' ambigui, ecco, il termine giusto è ambigui. Veniamo alla trama. Intanto questa miniserie è stata trasmessa in Italia su Canale 5 nell'estate del 2009. Inizia con uno, diciamo, dei fatti che spesso accompagnano questo tipo di storie, cioè la scomparsa di un aereo di linea francese per 20 minuti. Poi la storia va avanti di 20 anni quando la figlia di questo generale, Laure, che era la protagonista, passa accanto a un cerchio del grano, formatosi da poco. Scopre, spulciando nelle sue memorie d'infanzia, nei suoi vecchi quaderni, di aver disegnato molti anni prima quelle stesse figure che ora compaiono nei cerchi del grano. Abbiamo Xavier, o Xavier, il fidanzato, che è un poliziotto che teme, come di fatto probabilmente è, che il generale stia nascondendo qualcosa a sua figlia. In particolare sulla scomparsa della madre di Laure quando era ancora bambina, che è anche questo filo conduttore dell'intera vicenda, perché lei continua a indagare per scoprire cosa è accaduto alla madre. Poi abbiamo il fratellastro François, che insieme al padre è a capo di una struttura militare segreta, anche questo è un classico di questi film.
incaricata di studiare il fenomeno dei cerchi del grano, sono giunti alla conclusione, dicevamo, della deadline, che il 12 agosto del 2007 dovrà accadere qualche fatto importante, probabilmente negativo, diciamo, per l'umanità, ma di questo non ci sono delle prove. E quindi indagano proprio in questo. Nel corso delle puntate scompaiono dei bambini e altre persone. Uno era già scomparso, per la verità, era il suo primo amore, Christopher, che viene misteriosamente ritrovato totalmente in stato di shock, impossibilitato a parlare, e viene studiato e indagato in questa struttura militare per cercare di trarne delle informazioni che lui non rivela, salvo disegnare su una parete, e qui non consiglierei la visione ai bambini, io non vi dico come, potete forse immaginarlo, un cerchio nel grano comparso proprio in quei giorni in un campo lì vicino. E non soltanto Christopher, ma anche i bambini che poi scompaiono sembrano essere dotati di poteri telepatici. Quello che si scopre nel corso delle puntate è che pare che questi extraterrestri riescano a parlare tramite alcuni umani di cui hanno preso possesso, di cui controllano i corpi. Parlano come fossero dei ventriloqui, senza muovere le labbra, e il messaggio che ritorna sia nelle parole dei bambini, sia in quelle di Christopher, e sia in questi questi ipotetici, diciamo, alieni che parlano, è che sono tornati o stanno per tornare per prendere i loro figli. E questi bambini affermano di dover partire perché in qualche modo sono venuti per questo, e questo è il loro destino. L'aereo, inizialmente scomparso per 20 minuti, ritorna perché si scopre che era stato intercettato da entità extraterrestri, effettivamente, che hanno impiantato microchip su alcuni passeggeri. E infatti c'è questa storia dell'impianto ed espianto di questi microchip attraverso i quali presumibilmente gli alieni prendono controllo dei corpi. Il 12 agosto sarà proprio la giornata del ricongiungimento, quindi, di questi ragazzi che sono stati, diciamo, usati dagli extraterrestri come corpi fisici per portare le memorie di questo popolo extraterrestre dopo la scomparsa della loro specie. Quindi, una volta tornati sul loro pianeta, daranno un nuovo inizio alla loro civiltà. Anche loro, colpo di scena finale, e dico anche qui, spero di non spoilerare niente, visto che si tratta di una serie del 2007, si scoprirà far parte di questo gruppo. E quindi, in un finale che lascio, diciamo, alla vostra scoperta e immaginazione, si involeranno per la loro destinazione. Che dire, è una serie che si fa guardare, ha molti tratti tipici di quelle serie anni 90-2000, ce ne erano state diverse, da X-Files appunto a film, miniserie, tutte incentrate su cerchi del grano, extraterrestri, corpi presi in prestito, ecco, serie più o meno riuscite, più o meno credibili. Personalmente non ho mai amato le serie con gli extraterrestri deformi o rettiliani o altro, diciamo, mi piacciono di più quelli sulla falsariga del film di Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ecco, anche in questo caso c'erano stati gli alieni che avevano radunato una serie di persone per poi portarle sulla loro nave. Quindi, come dire, sembra che non sia stato inventato niente a distanza di tanti anni,
L'argomento viene più o meno declinato con una sfumatura o con l'altra. Qui abbiamo un po' le consuete fughe rocambolesche nel condotto dell'aria, con il beneplacito del generale che in realtà sembra non sapere, ma sa, e quindi hanno un po' mescolato le carte, un po' gli ingredienti, quelli classici della struttura militare segreta, personaggi appunto dicevamo ambigui. E Christopher, che suo malgrado ne ha viste di ogni, diciamo, e però risulta un po' irritante con questa sua ostinazione a non parlare fino, diciamo, alla parte finale, quando ci sarà questa sorta di epifania, di rivelazione. Quindi vi lascio, se volete, alla visione di queste 12 puntate e dai commenti entusiastici trovati su YouTube, direi che la reazione del pubblico è stata più che buona. Onestamente mi era passata quasi inosservata, forse perché non tipicamente hollywoodiana e quindi come molte produzioni straniere, soprattutto francesi, così forse non trovano tutta questa accoglienza o tutta questa diffusione nelle nostre reti e nel nostro pubblico. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.